Sono partiti dalla Nuova Zelanda qualche anno fa, sono arrivati in tutto il mondo, poi sono rimasti in Nuova Zelanda perché non se ne è più sentito parlare degli Empire of the Sun. Invece fortunatamente si sente parlare molto e molto bene di Roberto Cerè, che è qui con noi stamattina. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi e a chi ci sta ascoltando adesso. Allora, un uomo... questo saluto già ci fa capire che Roberto è uno che sta a parlare alla gente. Esatto, di media 3.000 persone per volta seguono i suoi seminari, come li possiamo chiamare? Corsi. Sono dei corsi, sono dei momenti in cui è una beauty farm dello spirito, dell'anima, del cervello, cioè ci si prende cura di quella cosa straordinaria che abbiamo tra le orecchie, che è il nostro cervello. che ha bisogno di grandi cure, spesso e volentieri. Allora, raccontiamo nello specifico come hai iniziato e qual è il tuo mestiere in realtà, perché noi oggi parleremo anche di un tuo lavoro collaterale, che è scrivere libri che poi ti portano grandi soddisfazioni e grandi successi, ma in realtà il tuo mestiere qual è? Il mio mestiere è quello di essere curioso nel capire qual è la differenza che fa la differenza, cioè ognuno di noi affronta la vita tutti i giorni un po' senza strumenti, disarmato, perché a scuola, che funzionano molto bene, che saluto gli insegnanti che in questo momento non riusciranno ad ascoltarci, ma chissà che magari poi in podcast qualcuno sì, fanno molto bene il loro mestiere, e purtroppo il protocollo non gli spiega, non gli insegna e non li autorizza a insegnarci quelle cose fondamentali come amare, come essere amati. Ci insegnano l'algebra, la matematica, far di conto, ma non ci insegnano i fondamentali, cioè come prendersi la responsabilità della nostra vita, come rispettarci e come iniziare a muovere i primi passi. Per cui il mio mestiere è questo, è quello di ingegnerizzare alcuni comportamenti che ci aiutano ad avanzare giorno dopo giorno. Insomma, problema dopo problema, domanda dopo domanda, per iniziare a smarcare un po' di dubbi, un po' di punti. La vita si può interpretare, sì, come diceva il Dalai Lama, non esiste uomo che nasce sotto una cattiva stella, ma ci sono tanti uomini che non sanno interpretare il cielo. E tu aiuti quindi le persone che seguono i tuoi seminari o che leggono i tuoi libri a trovare il proprio senso, la propria strada? A prendere consapevolezza di dove si trovano in questo momento e dove potrebbero arrivare se riuscissero a mettere a frutto tutte le proprie potenzialità. Vedi, una cosa che sfugge a molte persone è che abbiamo la responsabilità della nostra vita. Noi siamo oggi il frutto di due cose, delle nostre azioni e delle nostre reazioni, cioè di come agiamo e di come reagiamo agli eventi che la vita ci presenta. Per cui chiediamoci: cosa stiamo facendo noi tutti i giorni volontariamente per costruirci un domani migliore? E come stiamo rispondendo a tutte le domande della vita, comprese anche i drammi, le tragedie, i dolori, le sofferenze? Perché tutti abbiamo quelle che sono chiamate le 5 ferite base, che poi sono nel libro Io ci sono, e magari ve ne parlo fra poco. Allora, una domanda vorrei fartela rispetto a chi è scoraggiato nei confronti della vita, di chi ci ha provato in tutti i modi. Immagino anche soltanto i tantissimi giovani che sono disoccupati, che cercano un lavoro e sono arrivati al punto di smettere di cercarlo perché ritengono che sia una missione impossibile. Possiamo spronare le persone che ci stanno ascoltando in questo momento invece a non deprimersi. Ormai siamo in un'epoca sociale, economica e tecnologica che il lavoro non va più cercato, il lavoro va creato. Ognuno di noi oggi ha la possibilità, con in mano un cellulare, e tutti i cellulari di oggi hanno la possibilità di trasmettere nel pianeta dei messaggi. Prendetevi cura delle persone che avete attorno a voi. Se non avete un lavoro in questo momento, vi capisco, perché c'è stato un momento della mia vita in cui avevo meno 100.000 euro in banca, avevo un buco e c'era Banca Intesa che mi cercava tutti i giorni e non sapevo quando l'avrei ripianato, per cui nessuno mai mi ha anticipato che sarei poi diventato quello che sono oggi, per cui vivevo il terrore, la paura e l'incertezza tutti i giorni. Ho fatto una cosa molto semplice è abbastanza difficile nello stesso tempo. Mi sono preso cura degli interessi delle persone che avevo vicino, cioè ho iniziato a risolvere problemi. Risolvi i problemi, le persone attorno a te risolveranno il tuo più grosso problema, che è quello magari di pagare le bollette o le fatture o l'affitto o il mutuo. Mica facile, però guarda che le persone attorno a noi ci urlano tutti i giorni di cosa hanno bisogno, soltanto che noi siamo insieme a loro ad urlare cosa abbiamo bisogno anche noi. Il primo che sta zitto e si mette in ascolto e si sintonizza con quelli che sono i problemi vince. E vince, sì, perché in qualche modo prende la fiaccola, ha questa luce in mano, un po' come il maratoneta d'Atene, si eleva davanti a tutti perché dice: io magari non so dove portarti o come portartici, però ho deciso che studierò come fare, cioè mi prendo cura di te.
è terminato il periodo scolastico, terminato il periodo dell'adolescenza con i genitori, non c'è più nessuno che si prende cura di te. Tolti i genitori, tolti i professori, i maestri, tolto il sacerdote, arrivi a un certo punto che sei un adulto e non c'è più la campanella che suona per dirti che è finita l'ora o le vacanze estive che ti dicono guarda che passi all'anno successivo. Sei da solo quando sei un adulto. Allora, se volete potete scriverci al 349-349-1025, abbiamo il nostro hashtag Viva l'Italia, se ci volete seguire con Twitter, Roberto Cerè rimane con noi per un'ora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica, Propeller Heads con Shirley Bassey, la signora Shirley Bassey. History repeating. History repeating, Propeller Heads con Shirley Bassey qui su RTL 102.5 in questa mattinata speciale di Viva l'Italia, perché abbiamo il piacere di avere qui con noi Roberto Cerè. Allora, già i nostri ascoltatori scrivono al 349-349-1025 e cominciano a fare domande anche specifiche, voglio dire terra terra, perché poi le persone hanno dei problemi molto pratici, tipo un'amica che ha detto: mio matrimonio alla fine cosa devo fare? Il matrimonio alla fine, cosa devo fare? Ma probabilmente il primo punto è prendere consapevolezza se è veramente arrivato alla fine e a questo punto con grande maturità celebrare la sua fine, la sua morte. Non capisco perché ostinarsi a fare una respirazione bocca a bocca a un qualcosa che ormai è terminato. E magari la bellezza di ricordarsi tutti i momenti belli. E se chiudiamo, perché la crisi vera avviene nella capacità della chiusura, nella qualità della chiusura. Se non sappiamo chiudere bene un rapporto, una storia, perché tutto nasce e tutto muore. Non è detto che tutti i rapporti debbano morire, ma se questo fosse veramente arrivato alla fine, qui l'intelligenza dei due adulti è sapere celebrare bene la fine di questo matrimonio e cercare di restare amici. Ovvio, ci saranno poi tutte le implicazioni a volte con i ragazzi, con i bambini o anche economiche. Però cerchiamo di celebrare la sua fine il meglio possibile. Se invece ci fosse ancora uno spiraglio, beh, prestiamo attenzione a quelle cose pratiche, quotidiane, perché molto spesso la crisi si nasconde dietro alle pieghe dei comportamenti. Due miei cari amici hanno bisticciato e hanno rischiato il loro matrimonio semplicemente perché lei alla sera andava a letto facendosi la doccia, lui invece la doccia la faceva la mattina dopo. Quindi? Per cui non riuscivano più a avere quell'intimità e lui diceva: mia moglie in qualche modo non mi cerca più. Io intervistandoli ho capito che lei dice: io non lo cerco perché lui arriva a letto che odora della giornata. Ho detto: Marco, ma allora, ma smettila, cioè, fatti la doccia e ritrovi l'intimità con tua moglie. Abbiamo ribaltato un matrimonio con una goccia. Anzi, con una doccia. Esatto. E comunque è vero che è giusto salvare e salvabile, quantomeno, almeno i ricordi, non buttare via tutto. Quando una cosa è finita, almeno i ricordi belli preservarli, perché qualcosa di bello ci sarà stato. Guarda, no? Deve essere la storia è durata. Assolutamente, come un funerale. Nel senso che nel suo dolore, nella sua tragedia, nel suo dramma, dobbiamo però ricordarci tutto quello che c'è stato di bello. Quando perdiamo una persona cara, cosa facciamo? Automaticamente cancelliamo le cose brutte e ci vengono in mente soltanto le cose belle. Fai emergere ciò che di bello c'è stato in voi e capace che in questo esercizio magari riuscite a ritrovare ancora un po' d'amore. E a recuperare. E al limite vi siete salutati con stile e con classe. Qualcosa che non tutti riescono a fare. No, molto pochi. Allora, Roberto Cerè rimane con noi, 349-349-1025. Tra poco parliamo di questo nuovo libro che sta andando bene anche nelle classifiche, che si intitola Io ci sono. Invece, a proposito di pubblicità, perché in questo caso lo facciamo, c'è la pubblicità e torniamo tra poco con DJ Snake e Justin Bieber. E Let Me Love You, una delle canzoni che ci piace di più in questo periodo, con DJ Snake e Justin Bieber. Sono le 11.34 di questo bel martedì mattina e qui con noi Roberto Cerè. Stanno scrivendo tantissime persone che fanno domande di vario genere. Spicciole. Fare il tuo mestiere, insomma, motivare le persone è diventata anche una missione oltre che un lavoro, perché sentiamo quanta passione metti nelle cose che dici. Tu lavori anche con grandi sportivi, grandi personalità. L'esempio che vorrei fare è quello rispetto ai piloti della Ferrari, cioè i grandi piloti della Formula 1. Che tipo di motivazione, che tipo di supporto devono avere? Non basta il risultato, non bastano gli ingaggi. La cosa straordinaria, intanto oggi sono felice, e questa frase è una frase che dovremmo ripeterci ogni tanto. Sono felice perché sono qui con due persone che voi dovreste vederle, ma se vi collegate in video le vedete, sono veramente la gioia. E questo mestiere che fate voi è un mestiere straordinario, perché è un po' come il mio mestiere. Voi tutti i giorni, indipendentemente da quello che vi accade, dovete arrivare qui, dovete dimenticarvi quello che
vi affligge o vi ha fatto inciampare o vi fa pensare, e dovete dare cosa? Beh, Valeria gioia, ha smesso sorriso. Di andare dall'analista da quando fa la radio. Lui si ricorda che arrivavo qua tutta piangente, poi mi diceva: no, adesso c'è la sigla, sorridi. E io sorridevo, ed effettivamente stare due ore dovendo sorridere ti cambia, ti sforzi di stare bene e di dimenticarti un po' le tue magagne. Ed è proprio questo che facciamo anche con gli sportivi di Formula 1. Perché? Perché per cambiare lo stato di una persona dobbiamo cambiare la sua fisiologia, cioè come utilizza il corpo. Tirar su le spalle, iniziare a sorridere, ma qualcuno potrà pensare: sì, ma questa è finzione, vuol dire perdere di spontaneità. Sì, fingi. fingi di star bene. Perdi di spontaneità, perché la vita è breve, è un lampo. Te la fumi in un secondo, te la bevi in un sorso. Per cui o decidi di sorridere tu quando vuoi tu, di tirar su le spalle tu quando vuoi tu, o altrimenti sarai un po' come un computer la cui password è data a tutti quanti, cioè chiunque può entrare dentro e programmare il tuo stato d'animo. Basta, da oggi devi tirar su un antivirus, un firewall alcuni chiamano, insomma un muro di protezione che ti distacchi, ti dissoci da tutte quelle magagne o da tutte quelle persone negative che stanno attorno a te. Per cui cosa facciamo anche con i grandi sportivi? Le aiutiamo a portare l'attenzione, perché è l'altro elemento per cambiare lo stato d'animo, e cambiare il proprio focus, cioè dove porti la tua attenzione, cosa decidi di guardare e come ti parli. Il dialogo interno, ragazzi, attenzione, noi siamo il frutto di ciò che ci diciamo e di ciò che lasciamo che gli altri ci dicano. Quindi uno che parla da solo non è matto. No, io parlo sempre da solo, ci fa bene, dipende cosa ti racconti. Siccome il futuro non lo conosciamo, è inutile raccontarsi che il futuro andrà male. Non sto parlando solo di positività e basta, sto parlando di raccontarsi un futuro che ci piace raggiungere, visto che non sappiamo dove andremo e che cosa faremo. Menzogna per menzogna, bugia per bugia, raccontiamocela carina. Se proprio ce la dobbiamo raccontare. Questa è bella. Allora, invece, cosa troviamo in Io ci sono? In Io ci sono, beh, intanto troviamo un grande strumento per aiutare, sì, perché Io ci sono va, come tutti gli altri libri, va tutto in beneficenza. I diritti d'autore, quelli che spettano a me, vengono devoluti tutti in beneficenza. Nello specifico questo libro sta aiutando due orfanotrofi, per cui parliamo di bambini senza genitori quando diciamo orfanotrofi, e che però sono stati oltre che beffati anche traditi dalla vita, perché sono sieropositivi questi bambini. Sono in Africa e in qualche modo sono abbandonati. Io li sto seguendo personalmente, stiamo costruendo un pozzo, ho mandato già giù i letti, le reti, i materassi, le copertine, e adesso tornerò giù a Natale. Personalmente seguo il progetto, il destino dei tuoi progetti. Totalmente. Questa porto è una cosa giù importante. I soldini di persona. E alcuni mi dicono: ma perché aiutare i bambini africani quando in Italia ne abbiamo tanti? Sì, io nel mio piccolo, con quello che posso, con gli altri libri, sto aiutando le famiglie che hanno scoperto che il proprio bimbo o la propria bimba inizia un percorso di autismo. Non dico che sono autistici, ma un percorso di autismo, perché potrebbero uscirne da questo. Però non entriamo in questo argomento adesso, ma lasciamo le speranze aperte a tutti, e con Storie Impossibili invece a chi si è fatto così male da non avere più un arto. Allora, bisogno. Tu hai detto i titoli dei tre libri che hai scritto, sono dei best seller, questo nuovo è già in classifica, hai appena descritto come saranno destinati i diritti. Adesso ascoltiamo una canzone e poi entriamo un attimo nello specifico del nuovo Io ci sono, ok? Oh yeah! Ok, una bella novità per noi. Questa canzone ha le stesse caratteristiche delle canzoni dei Police per la ripetizione ossessiva del titolo sul finale. Se ti ricordi de du 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 de da da da, finiva così, è la stessa cosa. D'altro canto è Sting, è lui. I Police. Allora, ancora per qualche minuto rimarrà con noi Roberto Ceré, che ha pubblicato recentemente Io ci sono, è già nelle classifiche. Qui sulla copertina leggo: la vita la puoi guardare, la puoi subire, o puoi decidere di guidarla per renderla un capolavoro. E questo è molto, attira molto. È un bel claim. È presuntuoso come claim, è coraggioso e presuntuoso, però alla fine è veramente così. Guardate un pochino attorno a voi, c'è chi in qualche modo si lascia stupire da quello che accade, c'è chi in qualche modo subisce quello che accade, per cui è vittima dei pesi, e c'è chi riesce ad assumersi la responsabilità e poi diventa un leader, diventa, non dico tanto un capo, ma una persona soddisfatta. Molte persone si nascondono
dietro alla paura o al limite di non avere l'ispirazione, di non avere la motivazione, per cui non iniziano. Dicono, però, sai, scusa, ci sono dei momenti in cui uno è scarico e non ha né ispirazione né la forza, forse, di reagire. Assolutamente, no? Quello è importante, saper riconoscere i momenti in cui è bene dare e i momenti in cui è bene ricevere. Come quando rompi un osso, un braccio, beh, in quel momento non lo utilizzi, gli metti il gesso, lo lasci riposare, però poi non terrai, caspita, il gesso tutta la vita, altrimenti atrofizzi l'arto, hai bisogno di toglierlo prima o poi. Per cui va bene le coccole, va bene nascondersi e rifugiarsi nelle braccia di chi ti vuole bene, però prima o poi devi uscire. Ecco, per uscire, iniziare a interpretare la vita e a fare qualcosa di importante, non rimanere incastrato nel tranello e nell'inganno di dover essere motivato per farlo, di avere l'aspettativa, di avere l'entusiasmo. Quello arriva con l'azione. Cioè, quando senti che è il momento di agire, ma non hai l'ispirazione, agisci. Agisci comunque, agisci in automatico, perché poi ti arriverà. Le persone migliori sono quelle che si entusiasmano dopo. L'entusiasmo ti serve per finire, non per incominciare. Questo è quello che frega tutte le persone là fuori, che aspettano l'entusiasmo per iniziare. L'entusiasmo ti serve nella parte finale. Nella parte iniziale ti serve la capacità e la responsabilità di riconoscere che tutte le mattine ti devi alzare e in qualche modo andare a correre, andare al lavoro, iniziare il tuo progetto, iniziare a scrivere quelle pagine del libro che volevi scrivere, o iniziare a leggere quelle pagine del libro che volevi leggere, e scoprirai che verso il finale ti arriva l'entusiasmo dell'azione. Non lasciare che le tue emozioni siano guidate dalle tue condizioni, ma fai sì che le tue emozioni siano guidate dalle tue condizioni, cioè che tu riesca a condizionare il tuo corpo e non viceversa. Possiamo fare tanto se iniziamo a muoverci tutti i giorni. Allora, questo è un consiglio che vale per tutti. Prima di salutarci, vogliamo dare un consiglio invece al nostro pubblico più giovane. Si sente purtroppo parlare spesso di situazioni di bullismo, ciberbullismo, di persone che si trovano costrette a subire una forma di violenza, non necessariamente di prevaricazione, non necessariamente fisica, da parte degli altri. Come si esce da questo angolo dove uno si trova costretto a stare perché aggredito? Che tra l'altro è qualcosa che ho vissuto tanto durante la mia adolescenza. E mi ha portato a soffrire parecchio, cioè ero quello scherzato, ero quello picchiato a scuola, ero il bruttino, anche se poi la vita mi ha regalato un altro finale, un altro destino. La prima cosa è chiedere aiuto subito, cioè non tenerla per te, chiedi aiuto subito, perché i bulli sono bulli nell'ombra, mai alla luce. Chiedi aiuto subito ai tuoi genitori, chiedi aiuto subito ai tuoi professori, chiedi aiuto subito al tuo preside, chiedi aiuto subito, fai emergere immediatamente quel senso di giustizia, anche se poi potresti essere preso come il traditore o quello che ha fatto la spiata, la soffiata. In realtà saranno tutti con te, perché sarai la persona coraggiosa che avrà fatto emergere uno stupido. Quello stupido in realtà si comporta così perché in qualche modo o non è gestito dai suoi genitori o sta crescendo da solo, è stato abbandonato. Tu vivi l'umiliazione, lui sta vivendo l'abbandono. Fai emergere subito questa situazione. Verranno chiamati i suoi genitori, in qualche modo verranno riportati all'ordine, perché è un mestiere che deve essere fatto a casa, questo. Allora, Roberto, noi ti ringraziamo, ti vorremmo qui tutti i giorni, come tanti anche gli ascoltatori l'hanno chiesto. Allora, cercheremo di farlo. Intanto, di sicuro, in libreria c'è questo libro, io ci sono. Mi piace sottolinearlo, no, questo libro è stato pubblicato per dare una mano ad altre persone. Tu, il tuo mestiere, il tuo business è un'altra cosa, non è fare lo scrittore, e anche questo comunque è un merito, e noi ti ringraziamo per questo. Speriamo di poterti rincontrare presto e poter condividere le tue tante belle iniziative con il nostro pubblico. Grazie RTL, grazie ragazzi che avete scritto tantissimo, oggi sono felice. Roberto Cerè, anche noi lo siamo. Grazie. Moltissimo, grazie. Ciao.